Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Stefan von Pronsinski, sono un collaboratore dell'ASPI e oggi ho il piacere di parlarvi del ICF. Ok. Prima di entrare nel laboratorio, vorrei dirvi che noi volevamo farvi partecipare il più possibile. Quello inizialmente abbiamo pensato di regalare a tutti voi un iPad. Il problema è che non abbiamo trovato uno sponsor, perché questo non è un convegno dei medici. A quel punto, visto che c'è la crisi, abbiamo sviluppato una nuova applicazione che non ha bisogno di energia, rinnovabile. Questa applicazione si chiama Software. Qui vedete del bellissimo software, molto soft. Quello che non vedete, noi abbiamo inserito nella carta un microchip, come una smart card. Avete presente quando andate a sciare che passate la smart card di fronte alla porticina e si apre tutto? Questa smart card si attiva quando entra in contatto con un sistema operativo. Il sistema operativo che voi tutti quanti avete portato, con sistemi diversi, è qui sopra. Questo fornisce l'energia di trasformare questo software in una app, cioè un'applicazione da applicare durante la mia presentazione. Voi nel vostro cervello avete 100 miliardi di neuroni. Siamo circa 100 persone, 100 miliardi per 100 fa 10.000 miliardi di neuroni che noi abbiamo a disposizione per la condivisione del contenuto. Se noi riusciamo a mettere in rete i vostri cervelli, qui abbiamo una infrastruttura informatica che fa invidia a Google. Ok. Ad esempio, se voi mi dovete indicare con i cartoncini, avete tutti i cartoncini? Ci vogliono almeno 4 per indicarmi quali colori voi vedete sul contesto sfondo di questa diapositiva. Qualcuno mi ha risposto subito, ma la rete... Benissimo, tutti attivi? Funzionano questi smart card? Alza un pochino. Funziona perfettamente? L'ho spento, no? Uno, due. Si è spento da solo. Spegni e riaccendi. Questa energia non rinnovabile non funziona, ma la vostra funziona perfettamente. Ok, bene. Ok, qui dietro avete visto i mattoncini che sicuramente voi avete usato quando eravate piccoli, oppure li usate con i vostri bambini per costruire delle strutture. Una volta costruito, li mettiamo, li disfiamo e abbiamo tanti mattoncini da mettere nel posto del rosso, del giallo, del blu e del verde. Due colori che sono qui dietro non avete a disposizione, sono i colori bianco e nero. Bianco e nero è riservato a me, perché io uso le lettere e lo sfondo bianco per scrivere. Voi potete analizzare le mie slide con queste carte qui. Ad esempio, oggi c'è bel tempo? Quale cartellino alzate? Vedo una grande interpretazione di rosso, molti considerano qualcuno blu forse perché soffre di freddo. Funzionano questi smart card? Bene. È chiaro che non vi faccio analizzare un contesto di questo genere, perché noi partiamo dal semplice. Qui vedete una marea di mattoncini che corrispondono al contesto nel quale voi lavorate, con bambini o adulti che hanno difficoltà e dovete analizzare la situazione. Spesso è così pieno di mattoncini che noi vogliamo mettere in ordine. Noi non partiamo dall'ICF come è stato scritto nel titolo. Innanzitutto qualcuno conosce l'ICF? Quale cartolino?
Sì o no? Questo sì. Allora il verde sì. Verde sì, abbiamo già imparato qualcosa. Chi non conosce l'ICF? Poi uno con rosso, quindi... Rosso? Bene. Quindi io non posso partire dall'ICF perché molto spesso le persone mi dicono che l'ICF è troppo complicato. Oggi scopriamo che complicato non è, perché il punto di arrivo è l'ICF, è questo il punto di arrivo. L'ICF alla fine ha a che fare con quattro mattoncini, con quattro colori, è tutto lì, non con 1600 voci da analizzare. Però è un percorso che purtroppo deve partire all'inizio. Se noi dobbiamo descrivere, analizzare, classificare, tipo se voi fate l'analisi del sangue e arriva l'esito, qual è la prima colonna che voi guardate? Dopo l'esame del sangue. Quella dove ci sono i numeri, perché leggere i numeri è chiaro. La matematica ha questo grande vantaggio che il numero parla chiaro. Quando dall'altra parte della colonna vedete le parole scritte in latino con delle parole stranissime, dopo devo capire ma cosa significano i gamma globulini, eccetera, eccetera. Ma i numeri sono chiari. Ad esempio, guardate queste quattro espressioni e cercateli di scrivere con il colore verde o rosso. Qual è il cartellino che voi alzate? Voi tutti avete il concetto del uguale. In matematica il concetto di uguale è fantastico. Tante espressioni diverse ma hanno lo stesso significato. Lo stesso significato, non c'è da discutere. Invece, quale cartellino alzate? Disabilità uguale disabilità? Vedo il rosso, vedo un giallo, talvolta sì, talvolta no. Allora, se noi usiamo la parola disabilità, ma non è uguale per tutti, quale parola usiamo? Quella giusta? Quella sbagliata? Quella condivisa? Allora, purtroppo, abbiamo diverse possibilità. Se la parola non ci piace, la possiamo cambiare. Questo si è fatto nel passato tante volte, a cambiare i vestiti. Il rosso non è più moda, ci mettiamo il verde non è più moda, mettiamo qualcos'altro fuori. Quindi da disabilità a diversamente abile, li cambiamo la parola, ma probabilmente non risolviamo il problema. Possiamo cambiare il significato, ma cambiare il significato è molto più difficile, ma cambiando il significato delle parole io cambio il contenuto della parola, non il suo vestito esterno. Un passo ancora più importante è cambiare linguaggio. Cambiare linguaggio non significa cambiare una parola, ma tutta la mia struttura nel parlare, descrivere il contesto e classificare la situazione. A quel punto, l'ultimo punto di arrivo, se abbiamo cambiato il significato delle parole, abbiamo cambiato il linguaggio e per tutti usiamo lo stesso linguaggio, arriviamo a cambiare la cultura dell'inclusione. È un lungo percorso che però parte da voi, dal vostro linguaggio, dai vostri concetti che voi associate a quello che vedete. Bene, 1980, oggi, telefono. Quale fotografia apparirà lì sotto? Nell'80, come avete telefonato? La stessa parola, ma due cose completamente diverse. Se chiede un ragazzo a scuola, telefono, ma quella roba lì cos'è? Mentre per molti di voi che avete studiato quando c'era un telefono così, per voi il telefono è ancora questo. Nel 1980, quando si sentiva la parola disabilità, di fronte a oggi, nel 2014, qual è la differenza? È la stessa di questo e questo. È una cosa completamente diversa. Purtroppo io devo cominciare dal 1980 per farvi capire o ragionare quale concetto usate per ascoltarmi. Perché se mi ascoltate con questo telefono, tante app non funzionano più.
Quindi io ho bisogno che prima di usare questi app famosi di fare un passo nel passato per capire qual era il nostro linguaggio del passato e se veramente è del passato o se tuttora noi lo usiamo. Passato, dico, nel precedente millennio, che è finito 1999, dove tanti anni fa si è trovato questo bellissimo ausilio, il cannocchiale. Il cannocchiale per me è il simbolo del passato. Nel passato abbiamo usato questo cannocchiale per descrivere, classificare il problema. Nel 1980 è uscita la prima classificazione mondiale chiamata ICIDH, Classificazione Internazionale delle Menomazioni della Disabilità e dell'Handicap. Grande rivoluzione anni 80, finalmente non si parlava più di gobi, di ritardati, ma si parlava di menomazione, disabilità, l'handicap. Qui vedete i tre pilastri di quella struttura classificazione mondiale che è nato nell'ambiente medico. Poi vediamo più avanti i colori che io ho associato a questa classificazione. In quei tempi lì era grande innovazione, grande progresso. Così grande che dopo 12 anni è arrivato in Italia. Che finalmente hanno detto dobbiamo fare una legge 4 sul problema, la 104. È ancora in vigore? Sì. Sì. E come descrive la 104 la persona? Se è ancora in vigore, voi avete il dovere di guardare il testo, perché il testo mi dice persona handicappata. Se lo dico oggi, vi viene la pelle d'oca. Nel 1990 era la grande, grande, grande innovazione, handicappata. Finalmente non sono più gobo, ma handicappato. Dove si diceva l'handicap era la conseguenza sociale della menomazione che mi crea una disabilità, la quale mi crea l'handicap. Poi in Italia piace le mode e c'è stata una grande trasformazione di queste parole. Persona handicappata, portatore di handicap, in situazione handicap, alla fine certificata, così suona meglio. Però la sostanza è sempre quella che fa riferimento alla persona handicappata, che fa riferimento al 1980, OMS, minimazione, disabilità, handicap. Se oggi tiro fuori un piano annuale di inclusività che ogni scuola deve fare, divide in tre categorie, dove la prima, quei ragazzi certificati, tutti quanti sono BES, altra sigla, altre etichette da mettere fuori, bisogni educativi speciali, quelli certificati si chiamano minorati di vista, minorati di udito e minorati psicofisici, altrimenti non possono avere sostegno. O sei minorato, o non ce l'hai. Poi mi dicono che si chiamano disabilità. Ok, devo mettere il microfono qui perché altrimenti non mi sentono. Disabilità però con riferimento al vecchio secolo. La stessa cosa troviamo nelle leggi delle barriere architettoniche. Anche quello fanno riferimento al vecchio secolo, al concetto di barriera e quel tipo di disabilità di una volta. Questo ICIDH ha avuto grandi critiche negli anni 90, quando qui è stato introdotto al 104. A livello mondiale l'OCSE ha promosso un gruppo dentro l'OMS a dire noi dobbiamo riformare questo concetto perché non va bene. Minimazione, disabilità, handicap, quale colore date? Sono tutte parole negative. E come posso descrivere una persona sola sotto l'aspetto negativo piuttosto che con la sua potenzialità? Due, questa classificazione ha escluso il contesto, ma i vostri problemi di stare in piedi o stare seduto hanno a che fare con il contesto. La fatica a stare in piedi non è soltanto una fatica vostra, ma ha a che fare con un contesto. E questa classificazione ha escluso il contesto. Questa classificazione ha portato a una separazione dei cosiddetti disabili che avevano questa classificazione e i cosiddetti normodotati.
Gli anni 70, 80 si parlava di inserimento, anni 90 si parlava di integrazione, 2000 si parlava di inclusione, ma senza cambiare il concetto di base, che è la parola disabilità che andava cambiata. L'ultima critica di questo sistema era un sistema sequenziale, A, poi B, e se hai B, C. Devi avere una minimazione per avere una disabilità, devi avere una minimazione di disabilità per avere l'handicap. Non era possibile avere un handicap senza minimazione. Tipo nei paesi arabi, una donna... Attenzione. Si ricorda che alle ore 10:30, presso la sala Expo, avrà inizio l'evento Apple, progetto tech, trova, okay, elabora, condividi. Una donna in quei paesi lì non può guidare la macchina, pur non avendo minimazione di disabilità, semplicemente perché lo Stato dice che le donne non possono guidare. Con la vecchia classificazione questa cosa non la posso classificare, invece io ho bisogno di una nuova classificazione che include anche questa forma di separazione. Bene, noi dobbiamo cancellare la visione dell'ICDH per formulare una nuova visione dell'ICF. Per fare questo, devo fare con voi qualcosa di molto, molto critico. Io devo risettare il vostro sistema operativo. Non tutto. Solo quell'area linguistica dove avete memorizzato il concetto disabilità. Lo facciamo come? Io quando dico adesso, voi chiudete gli occhi, non ancora, quando dico adesso, e provate a seguire le mie istruzioni per fare un reset. È molto pericoloso, quindi vi chiedo di chiudere veramente gli occhi, rispettare le mie regole, così arriviamo alla partenza di questo laboratorio. Bene, chiudete gli occhi. Io non ho mai sentito la parola disabilità. Non so cosa significa disabilità. Per me è una parola sconosciuta. Adesso aprite gli occhi. Ok, questa è la nuova visione che io vorrei proporre. Uso un altro simbolo, quello dei Google Glasses, che mi fanno vedere anche delle cose che non sono visibili. Sapete cos'è la disabilità? No. Avete mai sentito parlare di disabilità? No. Bene, quindi disabilità, una persona con disabilità significa che si trova in una interrelazione negativa tra le proprie condizioni di salute e i fattori contestuali. Questo crea la disabilità. Fattori di salute. Voi avete salute? Qualcuno non ha nessuna salute? Alza la mano. Nessuna salute? Come si chiamano le persone che non hanno nessuna salute? Morti. È morta. Allora, finché non siete morti, avete una qualche forma di salute. Quindi questa definizione la posso applicare a chiunque, adesso, nel passato e nel vostro futuro. E prima o poi qualche problema di condizioni di salute li avete. E se poi incontrate un contesto negativo che non risponde al vostro problema, avete anche voi una buona probabilità di entrare nel campo della disabilità. Qui vediamo quattro colori. Quali colori vediamo? Questi. Il blu che significa? Condizioni di salute. Il giallo? Contesto. Poi più avanti scopriamo gli altri due, ok? Tenete presente adesso i due giallo e blu. Bene. Per chi ama la matematica, questo che ho detto con le parole, la posso trasformare in una formula. E la formula ha un esito. S per B moltiplicato per A per P con la potenza E negativo maggiore rispetto a E positivo. Oh, è fantastico. È così semplice. Basta conoscere moltiplicazione e potenza e il problema risolto. Nonché conoscere S, B, A, P e E. Negativo, positivo, l'avete già conosciuto. Bene.
Questo è il vecchio concetto di disabilità che nel secolo scorso, in cui voi non c'eravate, era tutto rosso. La nuova visione di disabilità è questa. C'è un contesto, c'è qualcosa di rosso e qualcosa di verde. Questo qualcosa di rosso e di verde, vedete? Una parte è rossa, una verde. Vuol dire una cosa funziona, un'altra cosa funziona di meno. Solo che questa parte, il rosso e il verde, vi posso chiedere, ma dov'è? È da questa parte o da questa parte? Dov'è la parte rossa? Verso le condizioni di salute o verso il contesto? Dipende, questo è un concetto dinamico, lo potete fotografare finché volete, però poi cambia. E già il momento dopo devi analizzare di nuovo. Non puoi fare un'analisi del problema oggi e dire l'ho fatto già la programmazione. Domani è cambiato, non si accende la LIM, cosa fai domani? Hai preparato tutto sulla LIM? O fai niente o cambi. Quindi un sistema dinamico tra due grandi fattori. Il blu riguarda condizioni di salute, il giallo fattori contestuali. Per avere salute voi cosa avete? Avete un corpo, qui vede tanti corpi, con tutte le componistiche, testa, mano, bocca, naso, fegato, pancia, cervello, pancreas, sangue. E questo corpo come lo usate? Per andare a un corso. In questo momento state guardando, scrivendo, ascoltando, ragionando, pensando, memorizzando, comunicando. Quindi il corpo nutrisce la persona attraverso la sua attività. Dove lo fate? In un contesto, un ambiente, una sala, dove il microfono ogni tanto è lontano, si sente male, quindi devo andare più vicino. E abbiamo fattori personali. Mi piace o non mi piace questo tema? Mi piace o non mi piace lo stile del relatore, che non voglio classificare, ma li devo sapere. Quindi in corsivo la parte che non possiamo classificare, ma descrivere, mentre corpo, attività e ambiente la possiamo classificare con dei codici. Quali? Io posso classificare le vostre funzioni, il vostro ritmo cardiaco, la vostra funzione visiva, la vostra funzione uditiva, la vostra funzione digerente. Abbiamo funzioni per ogni struttura. Le ICF, vedete un elenco completo di tutti i mattoncini che compongono il vostro organismo. E se avete un problema è classificare con l'ICF. Il corpo lo usate per attività e partecipazione, dove attività è un qualcosa di più individuale, apprendere, risolvere i compiti, comunicare, la mobilità. Poi abbiamo un campo intermedio, l'autonomia personale, è già partecipazione perché voi vi siete messi belli perché andate a un convegno. Se rimanete a casa siete in tutta, quindi l'autonomia personale viene considerato l'inizio della partecipazione, per poi arrivare alla vita domestica, alla vita civile, fino ai diritti dell'uomo, tutto classificabile dentro l'ICF con i codici A e P. L'ambiente la possiamo classificare con due fattori soltanto, barriere e facilitatore. Per la barriera cosa alziamo? Per facilitatore, se io parlo con il senza microfono, rosso, che cosa? Funzione o contesto? Mi ci vuole un secondo cartello. Contesto. E adesso giallo e verde, perché ho cambiato un problema di ascolto lì in fondo usando un microfono. Per chi ha problemi di ricordarsi le cose, ho una slide. Bene, questo è la classificazione nuova che si chiama classificazione internazionale, non solo del funzionamento,
ICF, ma anche della disabilità e della salute. Nell'introduzione in Italia di questo strumento si è dimenticata la parte centrale, la parola disabilità, che prima andava risettata prima di comprendere l'ICF, altrimenti l'ICF non è comprensibile, non è utilizzabile. E usare un sistema Windows 8 su un computer di DOS non funziona. Non funziona, è cambiato il telefono. Bene, qui un elenco veloce che non dovete copiare. L'unica cosa che dovete copiare, qui in basso c'è scritto Open ICF. Io volevo lavorare con due proiezioni, purtroppo questo proiettore ha una intensità così bassa che ho deciso di non proiettare qui niente, altrimenti avevo qui OpenICF a disposizione. Se avete un smartphone potete subito andare a OpenICF e seguirmi in diretta quando parliamo dei codici per aprire all'infinito i contenuti lì dentro. Tutti i contenuti funzionali strutturali si dividono in 8 capitoli, dove a noi interessano soprattutto il capitolo delle funzioni mentali, il capitolo delle funzioni sensoriali e il capitolo dei problemi neuromuscolari e del movimento. Quando dico B, si dice body function in inglese, funzione. S structure è chiaro. Questo vale anche in Giappone, vale in Argentina, usano tutti gli stessi codici. Io prendo una diagnosi da un bambino indiano e la traduco subito attraverso i codici, anche se non conosco l'indiano. Mentre la cosa che a voi interessa di più è la classificazione delle attività e della partecipazione, oppure questa è un'altra visione in parallelo allo stesso significato, anziché dividere attività e partecipazione, si parla di un unico dominio di attività e partecipazione. Quindi se vedete il codice D è la stessa cosa del A o del P. D fino a 4 è attività, dal D 5 fino a 9 è partecipazione. Nell'apprendimento, ad esempio, cosa troviamo rispetto alla vostra situazione attuale? Per apprendere cosa mi serve? Guardare, ascoltare, concentrarmi, memorizzare, scrivere, leggere. Qui troviamo tutti gli apprendimenti, quelli basilari fino a quelli più evoluti. Fare i calcoli, tirate fuori ICF e trovate la programmazione per i prossimi 10 anni di qualunque alunno che avete a scuola. Queste attività partecipazione possono essere classificate con 2 parametri, con capacità e performance. La performance è quello che fate in questo contesto qua, in un contesto naturale, normale. La capacità è quella misurabile in un contesto neutrale. Se voi andate da un psicologo, vi fate verificare la vostra capacità di lettura, con i test per la lettura, salta fuori la capacità, dove mancano le barriere, dove mancano i facilitatori. Qui dentro ci sono sia barriere che facilitatori che fanno ascoltare voi diversamente. Quindi capacità è quello più interessante che avviene a scuola. Scusate, performance. La capacità è quella dell'ambulatorio, dello psicologo, del neuropsichiatra, che ci interessa anche, ma un po' di meno, per trovare discrepanze. Perché se ci sono discrepanze vuol dire che c'è qualche elemento del contesto che o aiuta o disturba. Quello che vi interessa di più è il capitolo E, Environment, 1, 2, 3, 4, 5, che può essere valutato con codici positivi o negativi. Il microfono, secondo voi, dove lo mettiamo? È un facilitatore? Di quale lettera? E uno, il mio atteggiamento di guardarvi mentre parlo piuttosto che guardare il soffitto, dove lo mettiamo? E 4. A scuola tra qui e qui io posso fare il 90% di inclusione. Attraverso il mio atteggiamento e avere strumenti, volendo software di low cost piuttosto che qualcosa che non mi posso comprare perché c'è la crisi. La crisi non è una scusa. La crisi anzi fa inventare software più intelligente,
perché usa il vostro cervello, non quello del produttore. Ok. Qui ho elencato i fattori personali che vedete non hanno un codice, perché non vanno qualificati, ma descritti. Io devo sapere se la persona è un bambino o un adulto, devo sapere se è un maschio o una femmina, devo soprattutto capire quali esperienze vissute, che chi ha vissuto il terremoto reagisce diversamente a situazioni di vibrazione piuttosto che una persona che non ha mai visto un terremoto. Quindi se io vedo la tua agitazione perché qualcuno ha mosso la sedia, ma quello lì è matto, no, è ancora un esito del terremoto che in quel momento non c'è, ma ci crea ancora disagio e talvolta disabilità, che la gente non mangia, non perché è malato, perché c'è stato un evento ambientale che ti ha creato un problema traumatico. E questo succede tantissime volte a scuola, che i vostri ragazzi a scuola hanno subito i traumi, a partire dall'ospedale, a partire dai genitori che sono stati bombardati con informazioni negative da tutto il mondo medico. Questo interferisce sulla partecipazione. Bene, il riassunto, adesso abbiamo i due colori che talvolta fanno riferimento al corpo, alle funzioni. Le strutture a noi interessano di meno perché non siamo medici, ma le funzioni sì. Io devo sapere che ho una funzione del pancreas e capire cosa fa, perché se ho un bambino con diabete, io insegnante devo sapere che non deve mangiare alcune cose o che deve mantenere una dieta. Non è il segreto di Stato, e anche qui un grande problema che spesso a scuola, quando c'è disabilità, non c'è condivisione dell'informazione sul problema. Non è un segreto avere diabete. Io ho la diabete, bene, come devo mangiare, quando devo riposare. Sapendo questo cambia la qualità di vita. Voi dovete sapere come si chiama il problema. Non siete medici, ma un po' di conoscenze di base, sì. Perché anche voi avete queste funzioni e se nella con la famiglia avete questa conoscenza, potete fare prevenzione. Bene. Andiamo a vedere, analizzare con il vostro aiuto questa situazione. Cerchiamo di scrivere soltanto questa fotografia dove è presente disabilità. Quale? Il ragazzo è in carrozzina. A livello funzionale che problema potrebbe avere? O paraplegia, o talvolta una tetraplegia, o talvolta una non sufficiente funzionalità muscolare. Movimento muscoli, che codice aveva? Era un B7. Quindi da qualche parte vado a vedere nella sua cartella B7 qual è il problema muscolare che ha. O se è un problema nella B1, neurologico, è l'area del cervello che non riesce a mandare l'impulso al muscolo, o lo fa a forma di spasmo, quindi troppo forte. Cos'altro vedete? Questo cosa sono? Qui vedo tanti occhiali, avete disabilità? Una piccola disfunzione che però non è ancora disabilità, perché? Perché avete gli occhiali? Se non ci fossero gli occhiali, una persona miope astigmatico a questa distanza non vede più niente. Come faccio a sapere che lei è miope astigmatico? È giusto? Oh, perché ho imparato a osservare il contesto, e se vedo alcuni occhiali, avendo studiato a che cosa si danno gli occhiali, io posso riconoscere a occhio nudo qual è il problema della persona. Questo è il lavoro di un insegnante, guardare l'uno in faccia e capire qual è il problema, avendo studiato le funzioni, non soltanto quelle visive o uditive, ma domani passa qui anche la Lucangeli, voi dovete interessarvi per le funzioni più alte. Il mio piccolo consiglio, chi vuole, c'è un bellissimo libro di Gerald Hünter, l'ho trovato sulla mia pagina Google Plus con il mio nome e cognome, che si chiama Il cervello compassionevole, che vi spiega come funziona il vostro cervello e come voi potete modificare, se volete, il funzionamento del vostro cervello. Se non lo fate, siete candidati per l'Alzheimer. Perché questo libro dice chiaramente che noi, se non usiamo
frequentemente il nostro cervello, e usare significa ogni giorno affrontare piccoli cambiamenti. Il vostro cervello non si allena e fa la stessa cosa che fanno i muscoli se non ti muovi. Ok, quindi se voi volete non arrivare alla pensione con un cervello che poi non ragiona più, che diventate un costo sociale, case di riposo, cominciamo noi, piuttosto che imparare cosa ha il bambino, imparare cosa abbiamo noi dentro la testa e capire come funziona. A quel punto tanti problemi funzionali a scuola cambiano, perché io ho capito che è un problema anche mio, non soltanto del bambino. Perché, ripeto, ICF è per tutti, cominciando da noi. Cos'altro vediamo? Questo qui, dove lo mettiamo, quel bambino? Di che tipo? E tre relazioni. A quel punto la carrozzina senza di lui non si muove, si muove pazzamente. Con lui dietro si muove. E a quel punto cosa diventa? Non soltanto movimento, guardate la faccia di quel bambino, cosa fa? Sorride, fa esperienze, è contento, giocano. Il gioco è un'attività, quindi la deambulazione è un'attività, il gioco è un'altra, la relazione è un'altra. Per poter essere spinto, cos'altro vediamo in questa fotografia? Questo cos'è? Di una? Un prodotto, una carrozzina. Se la carrozzina è prescrivibile, e se non è prescrivibile, soltanto genitori che hanno soldi possono comprare una carrozzina, un impianto cocleare, un ausilio, oppure c'è una legge che dà la possibilità di avere. La legge dove la mettiamo? E politiche. La politica misura la qualità di vita vostra e dei vostri bambini a scuola, nonché i bambini con disabilità a scuola. Togliendo insegnanti di sostegno, dove le mettiamo? Che colore e che lettera? È il rosso. E lì ultimamente abbiamo i maggiori problemi. Una politica, un servizio che non risponde ai nostri problemi. Non possiamo chiedere alla politica, voilà. Non possiamo chiedere alla politica di comprarci a tutti un iPad. I soldi non ci sono. Quindi ci vuole la vostra collaborazione, trovare soluzioni sostenibili. Sostenibili con le risorse umane e strumentali. Quindi voi avete un lavoro interessantissimo, siete mini manager, 100 cervelli in rete, che quando escono da questa aula rimangono in rete perché usano OpenICF, e OpenICF è utilizzabile in rete in forma condivisa, con un linguaggio condiviso. Cominciamo a continuare a lavorare in rete. Ok, poi vediamo il bordo della strada. Questo cos'è? Rosso, barriera. Quindi vedete nella stessa foto tanti colori gialli, tanti colori verdi in relazione al corpo, persona che mi crea alla fine la miscela della disabilità, che come vedete è in continuo cambiamento dinamico. Cambiando un fattore cambia tutto il sistema. Mai fotografare e rimane fermo, meglio ogni giorno usare il cervello per aggiornare. Ogni giorno quando accendete il vostro telefono, aggiornamento, aggiornamento, aggiornamento. Domani quando accendete il telefono, devo aggiornare il mio concetto di disabilità. Come? Perché avete appena imparato cosa è disabilità, quindi ci vuole ripetizione per creare questo che Eric Kandel ha detto, questo è apprendimento a lungo termine. Al momento è energia elettrica nel vostro cervello. Se lo ripetete 10 volte, si creano le molecole chimiche che creano un collegamento neurale fisso, caplato. Il cervello è in grado di caplarsi, di ricaplarsi, e le ultime ricerche mi dicono rigenerarsi. Quindi è cambiato completamente la visione dell'uomo, del cervello e della sua relazione con il contesto, con l'universo. Ok. Bene. Questo è alla fine riassunto ICF, analizzare, descrivere, classificare, con i quattro colori. Il blu significa?
che comprende? Corpo con le sue funzioni, strutture, e persona che comprende attività, partecipazione. Il giallo, fuori contesto, che si presenta di fronte al problema in due facce, o verde o barriera, dove barriera non è soltanto quella fisica, è soprattutto quella non visibile, mentale, atteggiamento psicologico. Bene, cominciamo. Qui abbiamo un medico, mi dice VOO uguale 0,05. Cosa mi sta dicendo questo medico? Non capisco. Quando faccio le consulenze con i bambini con disabilità, la prima cosa chiedendo ai genitori: ma hai capito qual è il problema del tuo bambino? Mi ripeto in memoria quello che ha detto il medico, ma non hanno capito cosa significa. Quindi, per capire, io ho bisogno di un linguaggio comprensibile. Che colore diamo a questo linguaggio clinico? Ok, tenete questo cartello la prossima gruppo operativo, quando arriva nella rustichiata, appena dice una parola che non comprendete, è una barriera, io voglio capire. Quando lo spiega molto bene, tiri fuori il cartellino giallo, fantastico, finalmente ho capito qual è il problema. A quel punto, noi per primo dobbiamo eliminare le barriere comunicative. Se già usa l'ICF, il problema è un B2100. B2 erano problemi sensoriali. Il 100 uguale al visus, acutezza visiva. Basta andare sul OpenICF, c'è questa lente ingrandimento, si clicca sopra, c'è una spiegazione. Una spiegazione in tutte le lingue, perché OpenICF, ICF è mondiale. Questo codice B2100, il medico lo può qualificare tra 0, nessun problema, 1, lieve problema, 2, medio problema, 3, grave problema, 4, problema completo, cecità assoluta. Tutti i codici con 4 numeri soltanto, 0, 1, 2, 3, 4. Quindi 0, nessun problema. E perché devo documentare lo 0? Perché se la persona vede, io lo devo sapere. Così a scuola lo metto anche in ultima fila, perché tanto vede. Se non sente, non lo metto in ultima fila, lo metto qui davanti. Quindi sapere non soltanto le minimazioni, ma tutte le funzionalità, entrambi. Il 3 significa grave minimazione e 0,05 significa un ventesimo di visus. Ok. Altro dato. Questo tuttora si chiama grave menomazione. La parola è rimasta, ma fa riferimento soltanto a un problema funzionale, punto e basta. Non è più la condizione per avere disabilità, perché posso avere una menomazione senza avere nessun problema. Avete mai sentito parlare dell'ICD-10? Quello sì che ogni tanto appare. Sempre su OpenICF c'è un elenco completo di tutti i codici. Se trovate un codice non comprensibile, inserite lì dentro il codice e trovate. Altrimenti inserite il problema e guardate quale codice combacia con un problema. OpenICF è un grande portale di informazione. E qui abbiamo il codice 54.2. Problema più grave, cosa significa vedere di meno? Guardate un attimo l'immagine, io mi tolgo la giacca perché comincia a avere caldo. No, la regolazione della temperatura è una funzione corporea che in un contesto come questo è alterata perché mi mette a sudare. Ok, però io ho imparato che quando sudo di togliermi la giacca, perché qualcuno mi ha insegnato a fare questo. Tanti bambini non arrivano a questo, quindi quando c'è un cambiamento di temperatura o hanno freddo o hanno caldo e non riescono a comunicare. Perché forse non percepiscono neanche il cambiamento della temperatura. Qui dove siamo? Questo è un visus ridotto, vuol dire una qualità ridotta che rende difficile il riconoscimento del contesto. È quello che state guardando adesso. Non vedete quella sedia rossa che ieri era lì? La lavagna, il telo,
Ma è chiaro? Una volta imparato, io posso interpretare, ma avrò tanti, tanti problemi dove? Se io vedo in questo modo qui, sempre. Il problema è che vedere i problemi per noi è facile. Noi a scuola abbiamo sempre visto tutti i problemi. Vedere ciò che è possibile è molto più difficile, perché spesso non vediamo le cose che sono possibili. Siamo ciechi alle facilitazioni, oppure li vediamo male. Male come questa impressione qui. Non vedo tanto bene come ti possa aiutare. L'occhiale che voi dovete crearvi una volta tornata a casa è questo. Questo fa vedere bene che cosa? Tutta la parte funzionale, attività partecipazione e il contesto, creando alla fine un ambiente pieno di facilitatori. Io mi metto questi. Prendiamo soltanto un'area, quella dell'apprendimento, che riguarda guardare, copiare, ripetere, acquisire concetti, focalizzare l'attenzione, leggere, scrivere, risolvere problemi, prendere decisioni, utilizzare strumenti per la comunicazione. Bene. Cosa vedete rispetto al guardare e ripetere come facilitatore? Ci sono facilitatori? Questo cosa significa? Ha un problema di visus molto molto grave. Questo bambino vede malissimo. In questo momento vede? Certo che vede. Perché i tasti come sono? Di forte contrasto piuttosto che tutto grigio. La distanza nella quale guarda è ravvicinata. Se fosse lontano non vede. Ma quella distanza vede, in più cosa fa con le mani? Tocca. Se non vede tanto bene la mano e dice c'è un tasto che fa questo suono. Lì parte con l'apprendimento perché qualcuno l'ha messa in queste condizioni. Quindi questa foto è piena di facilitatori pur avendo una minimazione. Qualche facilitatore? Nessun verde? Alzate il verde e mi dite contrasto, cos'altro? Il cuscino, è un facilitatore posturale per quei bambini che non stanno ancora seduti. La distanza. Questo pupazzo fa parte di un materiale diagnostico che spesso quando questi bambini vanno al medico, il medico questo mi dice non valutabile per la scarsa collaborazione. Io preparo insegnanti e operatori a preparare il bambino a sostenere una valutazione, perché alla fine giocare con questa cosa qui, tutti i bambini ci stanno. Quindi spesso noi facciamo a scuola un visus, un campo visivo, che il medico mi dice è impossibile, perché noi giochiamo con il bambino. E se io so che c'è un residuo visivo, mi comporta di conseguenza. Quale facilitatore? Rispetto al guardare, focalizzare l'attenzione, risolvere i problemi, mantenere una postura. Il cuscino, poi. E il libro che tiene sul monitor, il libro è diventato un grandissimo facilitatore. Qualcuno non ha neanche visto. Quanto è importante guardare l'immagine. Qui non c'è il tempo sufficiente per guardare le foto. Normalmente una foto va guardata mezz'ora per trovare tutto un setting intorno di cose che vanno bene, che non vanno tanto bene, che sono superflui. Smart School Samsung. Guardare, toccare, qual è il facilitatore? Gli facilitatori. Questo tavolino come è fatto? È un cuscino all'IKEA che usiamo per usare il laptop sulle gambe, per bambini fantastici perché mi portano in giro dappertutto.
lo posso inclinare in modo tale che ciò che vede è in angolo retto rispetto allo sguardo. Il passeggino cos'è? È un facilitatore, perché spesso abbiamo associato ai problemi sensoriali grandi problemi neuromotori, perché solo bambini non vedenti, solo bambini sordi non ci sono più. Abbiamo ormai 95% dei bambini hanno 2, 3, 4, 5 disabilità contemporanee. Quindi noi non soltanto dobbiamo sapere come lavorare con un bambino ipovedente, ma spesso con un problema neuromotorio, cognitivo, attenzione, comportamentale. L'ICF mi dà tutte le possibilità. Questo dove l'hanno comprato? Fatto! La scuola è un luogo di produzione, non un luogo di consumo. Scuola materna, dove l'insegnante, dopo aver parlato del discorso di facilitare letto-scrittura, mi ha costruito questo bellissimo supporto di legno attraverso il marito, il nonno, il bidello. Coinvolgete tutti, perché le risorse non ci sono, noi dobbiamo sfruttare queste risorse che ci sono a abbondanza. Perché questo strano tavolo? Cosa facilita? Quale funzione? Quale problema? L'avvicinamento di chi? Di una persona che soprattutto ha problemi di stare seduto o in piedi. Quindi possiamo fare il discorso al contrario, vedere un facilitatore per poi capire per quale funzione potrebbe servire. A livello scolastico sfruttare al massimo tutti i facilitatori che avete. Quelli giro di prima è un peccato che rimane dentro una stanza. Sarebbe bello che questa cosa qui, secondo le necessità, passa da un'aula all'altra. Quindi organizzare i facilitatori a scuola, diventare facilitation manager e coinvolgere soprattutto gli altri bambini. Facilitatori, gli occhiali. Però questi occhiali sono alla pari dei vostri. Non risolve un problema, ma quella bambina, oltre ad essere ipovedente, purtroppo era anche ipermetrope. Quindi quell'occhiale non serve per correggere il problema, ma per fargli vedere un pelo meglio rispetto a senza occhiali. Ma il problema di base rimane un problema grave. Quindi non pensare che l'occhiale risolve il problema come a voi. La mano, il dito che segue, quindi anche tecniche di comportamento di lettura possono diventare una facilitazione della propria lettura. Trovare sistemi letture, di fare i calcoli, come fare il quaderno, quale formato, sono tutti infiniti facilitatori a costo zero a scuola. Qui già spendiamo qualche centesimo. Facilitatori? La luce. Spesso a scuola con problemi visivi non abbiamo una luce sufficiente o la luce troppo bassa. Si risolve con luce individuale. Questo cosa presuppone la luce individuale? Una presa di corrente, perché purtroppo non funziona come il vostro software. E le prese dove sono nelle aule della scuola? Nell'angolo. E parliamo di inclusione. In qualche scuola mettiamo sopra, partendo dal soffitto, dei cavi a spirale dove l'energia mi può arrivare su ogni isola dove i bambini lavorano. Investimento di 100-150 euro e io un'aula veramente multifunzionale, perché i dispositivi ormai arrivano, e li devo caricare. Altri facilitatori? Tavolo inclinato. Sedia. Gli occhiali. Il quaderno eventualmente più grande. Quanto costa questa tastiera? Con le lettere grandi. Guardate bene, questo cos'è? E come li hanno stampato? Con Word su un'etichetta tagliata, appiccicato, costo 20 centesimi. Spendete di meno gli ausili, createli.
insieme ai bambini, colorate le lettere, intercambiabili, adesivi, di grandezze diverse. La facciamo noi in casa questo lavoro. Qui vedete un lavoro completo, etichette appiccicate, poi testiera leggermente inclinata per creare la stessa distanza tra testiera e il monitor, perché altrimenti la messa a fuoco è difficile. Poi sul desktop cosa vediamo? Colori, diverse materie. Vedete i quattro colori che non c'entrano con il concorso, però anche questa è una classificazione, ordine. Gli iconcini come sono? Più grande, quindi si può fare tantissimo senza spendere un centesimo, ma dovete accendere il vostro cervello, altrimenti lì non ci arrivate. Quale cartellino alzate? Io vedo un verde, vedo un rosso, verde e rosso. Giallo, perché anche questo va bene. Spiegatemi il rosso. Troppo in alto. Una persona ipovedente cosa fa? Si avvicina. E se lei deve avvicinarsi alla bisillabe, cosa fa? Dobbiamo comprare uno scalpello. Ho un sollevatore che con motore, come quelli che puliscono le finestre, vado su e giù. Quando avete una LIM, montatela a misura del bambino, non solo a misura vostra, se volete fare attività inclusiva, altrimenti fate a meno. Velocemente, vado avanti, mi dicono che ho ancora 2 minuti. Facilitatori, monitor, braccio, snodabile, io posso avvicinare, allontanare il monitor a volontà, eccezionale. Se qualcuno vuole lavorare anche in posizione sdraiata, un cuscino dove io di lato nel letto mi posso anche addormentare a vedere il mio video. Un cuscino dove posso anche appoggiare la testa sopra e fare un bel pisolino. Questi sono video ingranditori, prescrivibili, ingrandiscono fino a 50x, si mette il testo sotto, si fa scorrere il testo, si può leggere. Costo tra 1.000 e 1.500 euro. Vanno benissimo per quelle persone che non hanno altri problemi, che devono entrare nel mondo del lavoro, scuola superiore. Ma talvolta vengono dati ai bambini piccoli, anche con problemi neuromotori, che non sanno gestire questa cosa, solo per il fatto che è prescrivibile. Evitare prescrizioni inutili significa facilitare la politica e i servizi, perché altrimenti questi soldi mancano un altro bambino. Esistono software di ingrandimento, Zoom Text, che ingrandisce fino a 10-20 volte con anche la sintesi vocale. Fantastico, però richiede competenze cognitive di un certo livello, certamente non a scuola elementare. Questo, sono arrivato quasi alla fine, questo dispositivo, persona non vedente, cosa se ne fa una persona non vedente con un iPhone? Fa tutto, perché l'iPhone è stato progettato come sistema operativo accessibile attraverso voice over, un non vedente usa il telefono per leggere la posta, per navigare, per orientarsi, per avere informazioni ambientali. Quindi questa è un'altra filosofia, non che la persona con un problema si deve comprare qualcosa extra, ma i produttori devono essere obbligati a produrre cose utilizzabili per tutti. A quel punto costano poco rispetto a un ausilio. Video ingranditore di prima, il vostro telefono con un'app ingrandimento, ingrandisce a costo zero, un'app gratis, io faccio la foto e ingrandisco a volontà. E collego il mio iPhone con il computer, ho una mini camera e potrei leggere. Bene, l'ultima cosa, quando io vedo male, uso certamente il computer con tutti i dispositivi, computer, tablet, ma usate prodotti in rete in modo che questo bambino non deve viaggiare con un trolley per portare a scuola gli ausili, le chiavette, avere un mazzo così come San Pietro con le chiavette USB. Ma andate nel cielo a lasciare il vostro lavoro, perché lì è un posto sicuro, lì su. Antiterremoto, perché lì sopra il terremoto non ci arriva. Quindi il lavoro in rete, nelle nuvole, con iconcine facilitate, semplice,
Lì arriviamo a un livello di grande inclusione. Bene. Grazie. Questi li potete portare a casa e poi attraverso le mie pagine anche di Google, prima o poi mi fate arrivare qualche foto, come le avete applicato queste cose qui. Sulle foto con sketch mettete il rosso, il verde, il giallo, così vedo se qualche collegamento è stato fatto.